che non ha bisogno di essere presentato per quelli due, per quelli in televisione, è famoso perché ogni tanto fa un po' di casotto e quindi lo si accoglie. Perché abbiamo voluto lasciare stare la presentazione ufficiale? Perché abbiamo voluto oggi qui Don Matteo? Paolo VI una volta ebbe a dire che oggi, ma forse sempre, i testimoni sono più ascoltati dei maestri. E noi volevamo inserire questa inaugurazione in un orizzonte più ampio. Ho voluto prima che desse il suo saluto Don Paolo, perché la piccola casa è espressione della Chiesa universale e della Chiesa particolare che è in Torino, la piccola casa di Torino. E quello che noi facciamo, lo facciamo certamente per motivi di solidarietà, ma lo facciamo anche come espressione della missione della Chiesa, che evangelizza attraverso la cura. Fuori da questo orizzonte, l'ho detto prima, non avrebbe senso. Ora, dentro a questa Chiesa ci sono dei testimoni, e Don Matteo è uno di questi, dove hanno avuto il coraggio di sporcarsi le mani fino in fondo, pagando anche di persona. Se voi andate a vedere la biografia di Don Matteo, lui viene dalla la sua esperienza all'interno della comunità di Sant'Egidio, vi renderete conto che la sua vita l'ha passata tra le scuole popolari per i bambini emarginati nelle baraccopoli romane, agli anziani soli non autosufficienti, migrati senza fissa dimora e sul sito Vaticano, quindi spero che siano tutte cose vere. I malati terminali, terminali anomali, disabili, tossicodipendenti, carcerati, vittime dei conflitti. Attenzione ecumenica per l'unità dei cristiani, siamo nell'ottavario, dialogo interreligioso e il concretizzarsi degli incontri di Assisi. Non ultimo, tutto il suo lavoro di mediazione assieme a Riccardi per la pace in Mozambico dopo 17 anni di guerra civile. Allora è uno che gioca un po' sulla sua pelle, che prova a vedere se il Vangelo, oltre a essere parole, può diventare anche fatti. E questo ci dà l'orizzonte di quello che vogliamo fare anche qui sotto. Quindi grazie Don Matteo della tua presenza e ti lascio la parola. Grazie dell'invito, ovviamente, grazie delle riflessioni, grazie di quello che fate. Grazie di questo confronto che in realtà per me è sempre l'opportunità di misurarsi con dei miei testimoni. Penso che siamo in una casa di uno che, a cui dobbiamo ancora tanto imparare, che ha lasciato tanto, ma soprattutto la visione, ha lasciato la capacità di mettere assieme due cose che molte volte sono opposte, che è un aspetto, possiamo dire, spirituale, contemplativo, mistico, e quello più concreto, esistenziale, organizzativo, pratico, che molte volte, diciamo così, poi apporta in sé con sé delle conseguenze. Quando c'è soltanto un aspetto organizzativo e quello spirituale, contemplativo, davvero mistico, sono così lontani, facilmente ci si perde per strada, si cominciano con delle migliori intenzioni e poi si finisce con i mazzetti. Non dico nel senso che poi molte volte sappiamo, anche rispetto alla sanità, quanto incredibilmente è oggetto di interessi privati, no? Lì basterebbe la Costituzione, basterebbe il rispetto del bene comune. Direi che qui c'è un valore aggiunto in più, quello che giustamente Don Carmine ha indicato all'inizio, che è la persona. Ecco, per questo in realtà io sono venuto sia perché mi ha minacciato, mi ha bucato le gomme scherzando stamattina, ho detto se non venivo, davvero per amicizia con voi e con Padre Carmine, ma anche proprio per imparare, perché credo che
questi santi, diciamo cosiddetti santi della carità, che possono apparire molto lontani, con delle condizioni di vita che non hanno niente a che vedere con la complessità di oggi. Questo shock chiaramente ogni generazione, ogni stagione ha la sua complessità. Molte volte noi pensiamo, molte volte, essendo soprattutto molto egocentrici, dice che noi siamo una generazione più narcisista che ci sia mai stata sul nostro pianeta, a giudicare da parecchie evidenze, direi che ci possiamo permettere il lusso di essere narcisisti. In genere purtroppo vuol dire che tutto finisce con noi, e quindi è molto pericoloso perché ce lo permettiamo noi, ma lo togliamo ad altri, no? Effettivamente, diciamo così, noi abbiamo delle possibilità, dei mezzi, no? E poi un passaggio della così che è molto intelligente, poi vediamo quanti frutti così carenti, così poveri, così sproporzionatamente ridotti rispetto alle possibilità che abbiamo. E quindi stamattina un giornalista ha chiesto, ma ormai quelle sono, com'è possibile ispirarsi a qualcosa di molto lontano? Siccome il tema che Carmine mi ha dato è quella della profezia della carità oggi nella Chiesa e per l'umanità, e che già di per sé basta avere questo come spiegazione, credo che la carità è una profezia che non invecchia mai, è una profezia che ha una capacità di aiutarci a leggere la realtà, ad entrare dentro la realtà e anche a guardare la realtà senza diventare cinici, senza diventare vittime. Molte volte noi ci misuriamo con la realtà e quindi questo giustifica che non si può, che si può fare soltanto qualcosa, che misuriamo la impossibilità. Per conto mio, diciamo così, per dire quasi niente era impossibile. Perché? E perché la carità allarga, perché la carità vede oltre, perché nella carità c'è già tutto anche quando non c'è niente, perché la carità vuole arrivare a tutti. Mi ha colpito quella sottolineatura di Carmine, che è giustissima, cioè nessuno escluso, noi, diciamo così, la paura ci fa credere che possiamo, che la soluzione è stabilire e fare alcuni sì, altri no, prima alcuni poi altri, ed è, credo che nella carità c'è una convinzione profonda, al contrario, che se ne esce insieme e che le graduatorie sono sempre pericolose, anche perché poi molte volte diciamo così si passa dall'altra parte con molta facilità se si accetta il principio. Al contrario, per la carità, chi l'ha interpretata, chi l'ha vissuta, come appunto Cortolengo, e non a caso era un uomo molto pratico e molto mistico, non a caso, questo a mio parere è importantissimo, perché qualcosa sappiamo anche come se si resta soltanto pratici poi si perde l'aspetto mistico, non soltanto alcuni effetti collaterali, ma qualche volta si perde anche la motivazione spirituale e si diventa altra cosa. Quindi nessuno escluso, per tutti, in cui, anche qui curiosamente, in cui per tutti in genere vuol dire un abbassamento del livello. Le cose per tutti in genere vuol dire, insomma, vabbè, diamo quello che c'è, ci si deve accontentare. Al contrario, e credo che anche l'inaugurazione di oggi rivela esattamente questo, che per tutti deve significare l'eccellenza, deve significare una ricerca ancora più rigorosa di quello che è meglio per tutti. Io credo che questo ha un valore sia per l'umanità, perché ho sentito giustamente nella Chiesa, per l'umanità, perché c'è un valore civile di questo,
l'eccellenza come l'obiettivo che la carità, cioè l'amore, cerca sempre. In genere quando ci si accontenta vuol dire che c'è poco amore. Quando ci si accontenta, si prende quello che arriva, va bene tutto, e vuol dire che amiamo poco. Vuol dire che l'amore si è un po' intrigito, si è molto intiepidito, vuol dire che amiamo di meno. Al contrario, la ricerca dell'eccellenza, il gusto dell'eccellenza, vuol dire misurarsi con un rigore sui bisogni, cioè su quello che ovviamente vuol dire quindi alla persona che richiede sempre il meglio. E poi anche con un problema etico, se ho dei mezzi devo sfruttarli. La parabola dei talenti è una delle parabole più severe, io penso, perché direi che tendenzialmente tutti quanti noi siamo molto più portati a dire, vabbè, insomma, gli do quello che pare parta, gli do quello che ho avuto, che c'è da procurare? Alla fine non ho fatto nulla, però non ho nemmeno fatto nulla, ne siamo a posto. In realtà perdi tutto e fai perdere tutto. Per questo credo che c'è un problema etico, cioè se abbiamo dei mezzi dobbiamo usarli, non conservarli per noi, non tenerli così come sono, ma dobbiamo usarli perché crescano, perché diano ancora più frutto, no? E poi soprattutto c'è l'altro problema, che vuol dire che la gente sta meglio, e vuol dire che, se ho capito all'inizio, vuol dire che si può prevenire quello che altrimenti diventa sofferenza, e che dice, ma io non lo sapevo, certo non lo sapevo, non l'hai fatto, o non hai trovato l'opportunità per conoscere tempestivamente. Credo che c'è un altro punto, che è quello della fretta. Cioè, giustamente mi sembra all'inizio ho detto, ma insomma, chi l'avrebbe detto che in così poco tempo? Ma noi ci dovremmo stupire il contrario. Ma noi ci dovremmo stupire, ma com'è possibile che buttiamo via anni? Anni? Com'è possibile che facciamo aspettare la gente, le persone, la sofferenza, perché non facciamo delle cose? Quello che ci dovremmo stupire, cioè che abbiamo dei mezzi, abbiamo delle possibilità, non le usiamo. Ma vuol dire togliere qualcosa agli altri. Vuol dire creare sofferenza. Vuol dire negare opportunità. E questo io condivido, che qualche volta uno si stupisce e dice, caspita, abbiamo, funziona in giro di pochi mesi, sì. Perché l'amore c'ha fretta, perché se io vedo, non soltanto lo vedo perché misuro le conseguenze, ma vedo perché so che sarà così, che l'amore permette di prevenire, perché dice, certo, ma io lo so che se non faccio questo è facile che succeda quest'altro. E quindi dobbiamo la carità affretta, in questo senso è profetica, e la profezia non è così azzeccare qualche cosa del futuro, non è il calcolo di probabilità, non è un sondaggio. In questi tempi mi sembra che sono abbastanza in crisi, fanno tutti quanti in difficoltà. La profezia è un'altra cosa, la profezia è vedere con chiarezza oggi, scegliere oggi e iniziare a vedere, a preparare oggi quello che sarà domani e pagare il prezzo oggi per quello che sarà domani, anche perché un po' c'è niente da fare, noi seminiamo quello che raccogliamo, raccogliamo quello che abbiamo seminato, noi raccogliamo quello che molti altri hanno seminato prima di noi. Ho l'impressione che quelli che verranno dopo non raccoglieranno tanto. E questo ci deve preoccupare molto. Capisco sempre che per una generazione narcisista come la nostra, che ci importa che devo studiare, devo interpretarmi, devo capire, devo analizzarmi, devo confrontarmi, devo guadagnare un po' di consenso, devo apparire, devo navigare, devo curare il mio io, tutti i problemi del mio io, eccetera, eccetera. Io credo che la vita per forza è profetica, cioè la vita cerca sempre quello che viene dopo, e
quando il dopo è soltanto il mio presente, quando il dopo coincide con me, è pericoloso per la vita. E poi io non voglio fare un discorso moralista, morale sì, cioè perché ci fa star male, perché non soltanto neghiamo tanto, ma viviamo male noi. Mi ha colpito il rapporto del Censis, i due ultimi rapporti del Censis, non è che sono, non è il profeta Geremia, però ovviamente direi un indicatore molto consapevole, molto professionale. Allora, l'anno scorso era il rancore, la chiave del rancore per un benessere, il lutto per un benessere non raggiunto, e quindi il rancore come non aver elaborato questo lutto. Ed effettivamente gira un po' di rancore, di aggressività, di farla pagare, di giustificazione a vivere male, a pensare che se ce n'è parecchio. Quest'anno ha colpito perché era la rilevazione del fatto che il 75% degli italiani non si fida degli altri, e che non è poco, anche perché appunto poi il non fidarsi si comporta qualche cosa. Gli altri due indicatori che mi hanno colpito è il consumo di ansiolitici, che è aumentato in 3 anni del 20%, sempre secondo le indagini del Censis, che forse qualche cosa vorrà dire. E poi l'altra cosa che mi ha colpito era le persone che hanno detto che si sono trovati a parlare da solo, e che era il 55%. Ora, quando ero ragazzino, quando uno vedeva qualcuno che parlava da solo, pensavo sono partiti invisibili. Ho l'impressione che non è soltanto che quelle cose, appunto, del telefonino, uno pensa sta parlando da solo, qualche volta è anche proprio un po' così, anche se sei collegato. Cioè c'è una forma di comunicazione che in realtà è un po' solipsistica, diciamo così, stai con tutti, poi alla fine sei solo con te stesso. È un altro modo per parlare da solo. Allora credo che la carità è profetica, perché ci strappa da tutto quanto questo e ci aiuta a capire, a vedere a volte con qualche sforzo, ma a star meglio già noi, e soprattutto a far star meglio quelli che verranno dopo di noi. Per questo c'è bisogno della fretta. Ecco, l'eccellenza, l'ho detto, giustamente Carmine ha sottolineato, del diritto. Non confondiamo mai quello che lui ha detto, che è dato come se fosse concessione, quel diritto. È un'altra cosa. Molte volte mi sembra che abbiamo un po' privatizzato il diritto, io faccio quello che posso. Il diritto è misurato su quello che serve agli altri, non su quello che io. La carità si misura sugli altri, non si misura su di me. È un altro, quindi in questo senso la carità non si accontenta, no? E quindi la carità è sempre profetica, ma perché sia profetica deve essere appunto carità. E Francesco usa un termine molto curioso, che è quel curioso, che è essere contemplativi. Avere uno sguardo contemplativo. Ed è curioso, perché poi sembrerebbe, o alcuni lo vogliono dipingere come se fosse, tra virgolette, sociale, no? In una certa semplificazione e un certo dualismo pericoloso e sbagliato, in fondo, cioè, ma come se Papa Francesco è uno che si butta sul sociale, tra l'altro anche come se i predecessori invece non fossero vissuti, diciamo, fuori dal mondo, non si fossero preoccupati del sociale, no? Papa Francesco ha alcune insistenze che dopo dirò, che sono l'opportunità che stiamo vivendo. Ogni Papa offre delle opportunità particolari, non è mai soltanto la ripetizione, la tradizione del passato, lo è moltissimo, ma lo è perché offre anche qualche cosa di diverso, qualche cosa che è legato alla sua persona e a quel momento, no? Uno sguardo contemplativo, per certi versi guardate la stessa cosa per cui Cottolengo era concreto, imbattibile, basta vedere la cubatura di quello che ha messo in piedi, e allo stesso tempo la contemplazione,
credo che qui questa era la dove la cappella, una delle grandi cappelle dove le suore venivano per fare gli esercizi, cioè come dire, per imparare a contemplare, e che poi in realtà è il modo in cui essere realisti e profetici allo stesso tempo, per vedere il malato, non soltanto il malato, ma qualcuno che può star bene, e anche sempre il volto di Gesù, e questa è la contemplazione, e per vedere in quel, come ricordava, quelli che non erano ammissibili per le loro condizioni, e non erano ammissibili in alcun venerando ospedale, di vedere le persone, di vedere quel uomo lì e di vederlo guarito, di vederlo amato, no? E questa è la contemplazione della carità. Rimanderei a tutte le qualifiche che l'Apostolo Paolo ci dà della carità, perché restano anche quelle molto valide. Per esempio il paziente, e per esempio è benigna, ma non c'è dubbio, la carità è sempre anche benigna, che vuol dire tutt'altro che ingenua, ma che sa vedere il bene anche dove ce n'è poco, che sa cercare, aggrapparsi, difendere il bene anche dove sembra non ci sia per niente. E noi molte volte abbiamo lo sguardo maligno, soprattutto su alcuni che ci sembra che non meritino, che prima magari si domandava, ma chi sono oggi quei molti miserabili che altrimenti verrebbero abbandonati, chi sono quelli che vengono da fuori, no? E qualche volta dobbiamo dire che abbiamo uno sguardo maligno, cioè pensiamo immediatamente al, non vediamo la persona, vediamo il pericolo, quello che noi pensiamo il pericolo, la paura ci fa essere, ci fa giustificare la malignità. La carità ci fa sempre cercare, al contrario, uno sguardo benigno. Quando non abbiamo più uno sguardo benigno, vediamo male. E alla fine, magari, non vediamo male soltanto per alcune categorie, finiamo per vedere male per tutti. Ecco. La profezia della carità oggi mi sembra sia quella, per esempio, contro l'individualismo. Contro l'individualismo, che è la logica così pervasiva, che poi si traduce in avere tanti diritti individuali, ma in cui si perde il senso della nostra persona. È curioso. Noi abbiamo una generazione, nessuna generazione come la nostra, tanti diritti individuali, eppure guardate che è messa seriamente in discussione il valore della persona. Perché tu puoi avere tutti quanti i diritti individuali, ma se tu non hai il valore della persona, il valore della persona non è mai soltanto individuale. Richiede sempre la comunità, il noi, l'altro, la casa comune, la città, il paese, la nazione, quello che volete. Ma se c'è soltanto l'individuo è ridotto a diritti individuali, ma senza la relazione a individuo, a isola, diciamo, in realtà la persona perde se stessa, perché non bastano i diritti individuali se poi non c'è il legame con gli altri. In questo senso credo che la profezia della carità è contro l'individualismo e contro, per esempio, la profezia della carità è contro un interesse limitato, è contro il piegare il bene comune a qualcosa di privato, e contro, per esempio, la profezia della carità e quella della famiglia umana tutta universale. La carità non conosce lo straniero, nella carità il prossimo è il prossimo, non c'è altra qualifica, e in questo senso è una grande profezia quella della carità, che ci aiuta a vivere, a sentirci, a concepirci parte della famiglia umana. È anche la profezia di una città del domani, cioè in cui nella carità c'è già l'integrazione, c'è già il essere
dentro una realtà di relazione che, per cui tu oggi già fai parte di qualcosa che spesso ti sembra così lontano, ma che la carità ti aiuta appunto a vivere e a capire. La carità è una profezia, è sempre una profezia, perché unisce l'efficienza alla difesa della persona. Mi spiego meglio, non basta l'efficienza in sé, se poi non c'è la cura della persona. Non è mai soltanto un aspetto tecnico. Carmine lo ha detto prima, credo che quello che si respira qui e che è scritto in qualche mansionario, in tutti i mansionari, un po' sì o un po' no. Cioè, nei mansionari devi fare questo, ci sono dei protocolli, qualche volta si rispettano relativamente, anzi si rispettano ancora troppo poco, e poi c'è qualcosa che non è scritto nei mansionari, che è la carità appunto profetica, ci aiuta a vivere, che è quello che serve a quella persona lì, a quello che serve oggi a quella persona lì. E questo non è mai soltanto un problema tecnico, non è mai soltanto un problema di efficienza. La carità è molto efficiente, la carità c'è una, per quello che dicevo prima, cioè di dare la risposta, di non si accontenta, eccetera. Quindi è un'efficienza, ma non basta mai quella. E c'è quel di più che è l'attenzione, che è la cortesia, che è la pietà, che è l'attenzione all'altro. Credo che una delle sfide più grosse che tutti ci troviamo a vivere è quella della condizione degli anziani. Ne parlavamo questa mattina con Carmine, credo che sia una delle sfide, perché già arriviamo molto tardi, la condizione è evidente, è già quello che noi viviamo, a cui noi sappiamo dare ancora delle risposte molto parziali, molto limitate. Molte volte andiamo dietro l'evidenza dei problemi piuttosto che immaginare e pensare delle risposte. Il problema degli anziani non è mai soltanto garantire alcuni servizi, c'è proprio il valore della persona. Nella condizione degli anziani più delle volte c'è anche una umiliazione strutturale. Dipendo, per esempio, che è una grande umiliazione per tutti quanti noi, devo dipendere dagli altri. Se poi dipendere dagli altri non è accompagnato da quel di più che è il rispetto, la cortesia, questo diventa pesantissimo. Un atteggiamento paternalista, per esempio, o un modo soltanto tecnico, è molto umiliante per le persone anziane e per tutte quante le persone fragili, in cui io ti posso anche dare tutte quante le cose che ti servono, ma se poi questo non è accompagnato da una relazione personale, da un'attenzione, dal riguardo, dal rispetto, dalla pietà, non c'è niente da fare. Diventa un modo, diciamo, molto poco rispettoso, di fatto rispettoso della loro condizione. Non si tratta solo di organizzare servizi, ma occorre avere attenzione, sensibilità, cortesia. Attenzione non significa passività, ma un amore forte. E proprio per questo rispettoso, attento, con riguardo a chiunque, con l'attenzione, perché la fragilità sia sempre protetta. Venendo dall'Emilia, uno dei nostri, diciamo, modelli, peraltro Papa Francesco l'ha indicato a tutti, è Don Camillo. In uno dei racconti di Guareschi c'è Don Camillo che, per far pesare, perché era un comunista che era andato a chiedere
di pacco, diciamo, di rembo, non so se lo si vede, a Bologna gli chiamano la sportina, e lui gliela tira, per fargli capire, perché loro ce l'ha andato, credo, eccetera, allora gliela tira per fargli capire, insomma, ricordare che poi, immancabilmente, si quando mi ricordate, si mette davanti al crocifisso e il crocifisso lo riprovera così: il tuo unico pane con l'affamato tu non devi gettarglielo come si getta un osso a un cane, bisogna dare con umiltà, ringraziare l'affamato di averti concesso di dividere con lui la fame. Tu oggi hai fatto soltanto della beneficenza e neppure il superfluo tuo, ma il superfluo degli altri, distribuito ai bisognosi, e non c'è stato nessun merito all'attuazione. E ha colpito perché Cotoregno dice: se tu sapessi, ti dovresti mettere in ginocchio davanti ai poveri, no? Ecco, dico questo perché la profezia della carità è questo elemento di attenzione, di rispetto, di cortesia, di pietà, di sensibilità, che guardate, può sembrare qualcosa in più, che vabbè, se ce l'ha qualcuno, bene, ma insomma, altrimenti io gli garantisco tutto, do la risposta, buona così, si direbbe a Bologna, buona, finita. Invece no, anche perché è quel di più che permette, a mio parere, una vera efficienza, cioè che le cure davvero funzionano, che davvero ci sono le risposte, anche per capire, saper far venire fuori, per poter far venire fuori le reali necessità. Per usare sempre il vocabolario di Papa Francesco, sarebbe: lo devi guardare negli occhi, lo devi toccare, e aggiungerei: lo devi toccare con attenzione, con riguardo. Questa è la profezia della carità, e soltanto questo che può permettere una vera relazione e direi una vera efficienza, altrimenti io ho fatto tutto ma manca sempre qualche cosa, e non tratto la persona come persona, ma diciamo così, garantisco, se va bene, ovviamente nemmeno quello, garantisco agli individui i diritti, fondamentale, attenzione, ma poi c'è qualcosa di più, che è quello di essere sempre considerato persona che deve essere al centro. L'ultima cosa che vorrei dire, questa stagione che viviamo nella Chiesa e quindi anche nel suo rapporto con l'umanità, con la città degli uomini, Cotoregno non ha mai costruito una cittadella cristiana aperta a tutti, universale, tutti erano, ecco, è molto diverso, la carità ovviamente non è mai una cittadella esclusiva, è sempre inclusiva, proprio per il suo principio, no? Ecco, mi sembra che il Papa Francesco ci aiuti molto, ed è questo sì il nostro, si direbbe, cioè il momento, l'opportunità che dobbiamo vivere, per due motivi. Il primo è che non parla dei poveri come, diciamo così, adesso ho detto, vabbè, per forza quello fa freddo, perché ne parlate dei poveri, ricordatevi dei poveri. Poi uno se lo ricorda o non se lo ricorda, è un po' facoltativo, diciamo così, no? Poi gli uomini vanno a Cotoregno a dare una mano, ma quelli proprio, diciamo, i buonissimi, no? La classe media, ma perché mi devo occupare dei poveri? Ma che devo andare, al Cotoregno? E Papa Francesco dice: sì, è costitutivo. Se sei cristiano, ti devi occupare dei poveri. È un po' diverso. Cioè, ci ricorda, questa è la missione. Cioè, Papa Francesco dice: la Chiesa è missionaria, i cristiani sono missionari. E dice: vabbè, ma forse qualche suola del Cotoregno, qualcuno così che ci si mette il lettino, il cosino per andare in Africa ai bei tempi, oppure che c'ha sto pallino, qualcuno, ma al massimo do una mano,
sei cristiano, sei missionario. Guardate, queste due differenze, cioè queste due priorità, cambiano un pochino, sì, perché ci mettono molto in discussione. Perché noi, per i poveri, guardate, lo dico, ma non perché guardate, i predecessori non avessero mai detto, figurati, che costitutivo del Vangelo, è proprio, non puoi non dirlo. L'insistenza, che per qualcuno un po' fastidiosa, dice, ma questo alla fine, insomma, però parla sempre dei poveri. È stato un signore che appunto diceva, vabbè, ma questo sta sempre a parlare dei poveri. E ha detto, per forza, mi preoccuperebbe il contrario. Indubbiamente chiedendo a tutti di occuparsi dei poveri, questo direi che è, e non di fare qualche cosa, ma dice, ma tu ce l'hai un povero che ami? Tu c'hai la tua carità, c'è qualcuno a cui doni gratuitamente? Bisogna dire, la gratuità è un'altra grande profezia della carità. La gratuità. E anche questa non è che proprio sia una delle così vada molto di moda. Spesso, diciamo così, per tanti motivi, qualche volta c'è una deformazione per cui dalla gratuità si arriva poi all'interesse. La gratuità c'è sempre, anche quando ovviamente si tratta di amministrare e via dicendo, ma la gratuità deve restare sempre. È quel valore in più che è davvero profetico, tanto più in una generazione come la nostra che calcola tutto, dove tutto ha un costo, dove si paga, dove l'altro, se c'è interesse bene, se non c'è interesse gli do quello che è il minimo indispensabile e si deve accontentare così. Allora io credo che profezia della carità che viviamo in questa stagione è che la carità ci riguarda tutti, che i poveri e la comunicazione del Vangelo, ma oggi parliamo dei poveri, non è di quelli che fanno la Caritas, dice, beh, quello fa il volontario della Caritas perché c'è questo hobby, perché c'è un po' di tempo, perché ormai andare in pensione, qualche volta succede così, c'è niente da fare, per cui dà la mano. E noi dobbiamo dare la mano anche quando abbiamo tanto da fare. E per poter far tanto dobbiamo dare la mano gratuitamente, io credo, perché chi dà la mano gratuitamente impara a fare molto di più. E questo ci riguarda tutti quanti, credo che essere qui in una casa di carità come effettivamente tanti anni fa qualcuno ha iniziato a viverla e proprio per questo non lo sapeva che ci sarebbe stata questa inaugurazione oggi, però per certi versi lo sapeva, per certi versi l'aveva visto, per certi versi sapeva che dopo sarebbe nato qualche altra cosa. Noi raccogliamo questa grande eredità e la nostra responsabilità è di essere profetici perché altri fra 150 anni possano continuare a mettere sempre al centro la persona che per chi crede è il nostro Signore, ma per chi non crede è il suo fratello.